Buongiorno bimbi belli, come state? Spero tutto bene, spero che questa mattina siate contenti e siate carichi per questa nuova lezione. Allora, innanzitutto io ci tenevo a fare tanti complimenti ai miei bimbi della prima A perché ieri siete stati favolosi. Io sono emozionata e contenta e vi ringrazio per tutto l'impegno che state impiegando durante questi giorni che dovrebbero essere tristi, ma che noi in tutti i modi ci inventiamo sempre qualcosa per renderli divertenti e per renderli piacevoli, soprattutto insieme alla famiglia e insieme ai nostri fratellini, che a quanto ho visto sono proprio dei monellini, soprattutto quelli più piccoli. Ai ai ai, mamma mia, quanto ci tengono i vostri fratellini! Allora, fatta questa piccola premessa, e detto che vi voglio bene tantissimo, oggi di italiano faremo una cosina che spero vi piaccia. Ho scritto per voi una filastrocca sulla Pasqua che vi chiedo durante questo fine settimana di imparare. Vi darò solo questo. Quindi adesso la leggerò, la scriveremo insieme e poi ve la studiate da soli piano piano a casa durante questi 2 giorni di stop dalle lezioni. Ok? Allora, adesso ve la leggo. Il titolo è Il pulcino messaggero. Correndo nel prato, tante uova ho trovato, grandi, piccole e colorate, alcune qua ed altre decorate. Guarda questo guscio! Cosa spunta dal suo uscio? Ecco piano piano che fa capolino il becco arancione di un bel pulcino che porta un messaggio di pace, un po' dolce e un po' vivace, ricco di gioia e armonia, ci sussurra buona Pasqua, trascorriamola in allegria. Spero che vi piaccia, l'ho scritta con tutto il cuore per voi e mi andava di condividerla e di fare in modo che potesse essere anche un materiale per poter lavorare un po'. Voi lo sapete che la vostra maestra pensa a tutto. E pensiamoci a questa parola Pasqua. Come si scrive Pasqua? Sentiamo un po'. Tu qui davanti, dimmi un po', come si scrive? Con la Q di quadro o con la C di cane? No, 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 no con la C. Chi è che ha detto C? L'ho sentito. Non va bene. Con cosa? Benissimo, con la Q di quadro. P, lettera maiuscola, perché è un nome proprio di, tra virgolette, festività. Poi queste cose le faremo quando cresceremo. Per adesso mi piace darvi qualche indicazione un po' più simpatica. Poi lettera maiuscola. Poi, che viene dopo? A, perfetto. Poi, la lettera. No, la Q, attenzione, c'è prima la, se no la Pasqua diventa una Pacqua. L'as, benissimo, poi la Q di quadro, seguita sempre per forza in italiano dalla mani in su, sol la, benissimo, e poi di nuovo la A. Fantastici, siete bravissimi, complimenti. Allora, prendiamo il nostro quaderno di italiano e ci andiamo a scrivere questa poesia. Quaderno, penna gialla, penna rossa, penna blu e andiamo a scrivere. Allora, Agropoli, virgoletta, ovviamente stoppatemi se vado troppo veloce. Oggi è 3 aprile. Venti, punto fermo, oggi in stampatello è con l'accento venerdì, con l'accento sulla i e il punto fermo. Ok? Ve la faccio vedere, stoppatemi pure, dopodiché andiamo avanti. Allora, ci siamo con la penna rossa. Ci andiamo a scrivere il titolo, che è, penna rossa, Il pulcino messaggero. Il, lettera, oh,
Bravissimo, mi hai ricordato il cuoricino, tu lì in fondo, complimenti, grazie. La maestra ogni tanto è scordarella. Cuoricino. Ecco qua. E poi il, lettera maiuscola. Scriviamo anche pulcino con la lettera maiuscola. Pul ci no. Così. Stoppatemi pure. Lettera maiuscola anche messaggero. Mess. Sage. Ge. Ro. Così. Lettera maiuscola, mi raccomando. Ho visto una minuscola là, ho detto maiuscola, attenzione. Ecco qua. Pronti? Ready? Steady? Go! Ricordatevi sempre che quando si scrivono le poesie si va a capo quando lo dice la maestra, va bene? Perché sono dei versi che poi studieremo quando saremo più grandi. Allora, io devo sempre, sono con il telefono perché l'ho scritto qui sopra, vedete? Eccola qua la filastrocca, guardate che bella, ci ho messo anche questi bei disegnini vicino. Allora, correndo con due R, lettera maiuscola. Nel prato. Questo è il primo verso. Mi stoppate, ve lo ricopiate. Andiamo avanti. Tante. Non è tate, tante. Uova. U-O-V. A, ho con l'H davanti, trovato, tr, o, tro, ed ecco il secondo verso. Punto fermo, lettera maiuscole, maiuscola, grandi, virgoletta, piccole con due c, perfetto, e colorate, colorate. Eccolo qua. Ah. Alcune. A. Ah. Pua. L'abbiamo già scritta questa parola. P. O. I. S. Ed. Altre decorate, decorate, eccolo qua. Punto fermo. Allora, la risposta è alla tua domanda lì in fondo. Tu mi chiedi, maestra, ho ancora spazio? Posso scrivere a fianco? No. Comunque vai a capo. U, lettera maiuscola, UH. U, si scrive UH. Lettera maiuscola, U. Guarda, non è guada. Guarda. Questo. Q, U, E. Que, suono. Q di quadro, U sempre dietro,
So che ci vuole la Q di quadro. Qua, questo. Guscio, il suono sh non l'abbiamo ancora fatto, ma lo faremo presto. G, U, S, C, I, O. Virgoletta. Guarda questo guscio. Eccolo qua. Cosa spunta dal suo uscio? Uscio vuol dire l'uscio della porta, è il pezzettino che appunto si apre, da cui appunto si esce, quindi l'apertura dell'ovetto. U, S, C, I, O. Punto interrogativo, e ve lo faccio vedere. Sento qualche bimbo che si lamenta, non posso andare piano piano perché sennò il video durerebbe 3 ore e mezza, quindi mi stoppate e copiate direttamente dallo schermo, va bene? Lettera maiuscola sotto. Ecco, con due C. Pian. Staccato. Piano. Che fa capolino, vuol dire che esce così. Qua, copiate pure, stoppatemi. Questo è l'uccellino che fa capolino, guardate. Lo vedete qua in alto? Non si vede bene. Eccolo qua, capolino vuol dire che esce, vedete, dall'ovetto. Ecco pian piano che fa capolino il becco, becco. Arancione. Attenzione al suono ciò che ci vuole tra la C e la O. Fantastici, la I. A. Ran. Ciò. Ne di un bel, già li sento lì in fondo, non c'entra più, che devo fare? Allora, due sono le opzioni: o andiamo sul rigo di sotto oppure continuiamo a scrivere sul tavolo di mamma, che sarà contentissima, vero mamma? Un bel pulcino. Lo scrivo sotto anch'io, non ho spazio. Pulcino. Punto esclamativo. Eccolo qua. Io devo addirittura andare a pagina pulita perché le mie righe sono terminate. Lettera maiuscola che. Non mi scrivete c'è. Che porta un messaggio con due s, benissimo, e con due, perfetto, con due g, messaggio. Attenzione al suono zo, non vi dico altro. Che porta un messaggio. Vediamo un po' se avete scritto bene. Virgoletta, messaggio, di nuovo, la stessa parolina.
di pace. Virgoletta, stoppatemi e se non siete riusciti a copiare, ve lo fate un attimino. Un sotto, un po' con l'apostrofo, non con l'accento, l'apostrofo si fa così, vedete? Che poi in realtà non è neanche un apostrofo, sarebbe un troncamento, però quello poi lo studieremo più avanti. Dolce. E si è spento il telefono. Un. Dobbiamo riscrivere po'. Vivace. Vi. Va. C'è. Così. Stoppatemi pure. Ricco con due c. Di. Gioia. Non mi scrivete goia. E staccato. Armonia. Ricco di gioia e di armonia. A capo. Sotto. C. Sussurra. Si scrive sus. Surra. Chissà cosa vuol dire sussurra. Sentiamo un po'. Esatto. Sussurra vuol dire che parla a bassa voce. C. Sussurra. E secondo voi perché un pulcino parla a bassa voce? L'avete mai sentito un pulcino che fa pio? No, il pulcino fa pip pip pip. Sussurra. Ci sussurra a capo. Anzi, lo scriviamo con la penna rossa in stampato maiuscolo. Buona. B U O N A. Staccato. Vi faccio vedere qual è lo stampato maiuscolo. Eccolo qua. Pasqua. P A S Q U A. Ok, buona Pasqua. Trascorriamola. Trascorriamola. In allegria con due L. Allegria. Punto esclamativo. Adesso dobbiamo scrivere chi l'ha scritto, l'autore. Chi è l'autore? È la maestra Diana. Allora, ci andiamo a scrivere qui, lasciamo un rigo, nella parte finale, bimbi, quindi qui, ci scriviamo Diana Cirillo, o maestra Diana, no, Diana Cirillo, scriviamo Diana, vi faccio vedere dove. Ecco qua, vedete come si scrive? Allora, adesso, in questa filastrocca, questa poesia che abbiamo fatto, ci dobbiamo fare due cose, anzi tre. Allora, prima di tutto dobbiamo disegnare, quindi faremo, guardate me, qui in alto dove c'è scritto il pulcino messaggero, ci disegniamo un bel pulcino, che adesso vi faccio vedere come si fa,
Eccolo qua, il nostro pulcino messaggero, con le alucce belle belle. Guardate, vi piace? E poi ci disegniamo. A fianco alla parola pulcino, che sicuramente tutti l'avrete fatta qua perché non c'entrava altrimenti, ci facciamo dei fiori di pesco. I fiori di pesco sono di che colore? Fucsia? Marroni? Sono del colore della giacca della maestra. Che colore è questa giacchetta? Esatto, sono rosa. Ne disegniamo due con qualche fogliolina. Così non voglio sentire, non lo so fare. I disegni non si sbagliano mai, lo sapete già. E poi, sotto, dove avete più spazio, ci disegnate un bel pulcino, che adesso vi faccio vedere come si fa questo pulcino che sta nel guscio dell'uovo. Aspettate un attimo. Ovviamente i disegni voi li colorate, ma che bravi che sono questi pulcini della maestra. Altro che pulcini qua. E un'aletta, e un'altra aletta. Aspettate che la maestra ha fatto un pasticciotto a questo pulcinetto. E lo so che siete curiosi, lo so, lo so. Un attimo solo, fatemi finire qua, che una letta gliel'ho fatta più grande e una un po' più piccola. Ecco qua, ci vuole un po' di pazienza, lo sapete, per fare le cose bene ci vuole pazienza, vero bimbi belli? Un attimo che lo cerco meglio, eccolo qua, e poi ci facciamo l'ovetto che lo contiene. Eccolo qua. Siete pronti a vederlo questo pulcino? Carino carino? Spero che vi piaccia. Eccolo qua. Ta-da! È carino? Sì. Ok. E ve lo colorate. Ovviamente il pulcino giallo col becco arancione. Cosa dobbiamo fare? Per casa la imparate a memoria. Tanto avete 2 giorni e vi cerchiate cerchio, penna rossa, pagina pulita, cerchio, lettera maiuscola, di rosso con 2 S, i suoni duri di c e no, di c e g, punto fermo, dove? Nella filastrocca. Ok, penna blu, cerchio di blu, i suoni dolci di c e g, punto fermo, sempre nella filastrocca. Li riscrivo qui, punto fermo, solo in corsivo. Va bene? Anzi, solo in stampatello. E vi faccio l'esempio. S. Il pulcino messaggero. La parola pulcino è un suono, contiene un suono. Siete fantastici, un suono dolce. Quindi che colore prendo? Rosso o blu? Vediamo un po'. Ta-ta-ta-ta. Suono dolce con la penna? Benissimo, con la penna blu. Lo cerchio, prendo il colore blu, io non ce l'ho il colore blu, lo faccio col viola nel testo, ok? Me lo vado a cerchiare con il blu, io l'ho fatto col viola, quindi così, guardate un po',
Ok. E me lo scrivo sotto in stampatello. Come? Così. Pull. C. No. Vedete? Ci mettete una virgoletta. Vi andate a cercare la seconda parolina. E la scrivete di fianco. Ok? Facciamo una cosa. Se è un suono dolce, lo scriviamo di blu. Se è un suono duro, lo scriviamo di rosso. Continuando a leggere, infatti. No, cioè messaggero. Ge è sempre un suono dolce. Di che colore lo vado a scrivere con la penna? Blu. Dopo c'è la parola correndo. Correndo è un suono duro, co. E quindi che faccio? Me lo scrivo con la penna rossa. Mettete una virgoletta tra una parola e l'altra e il gioco è fatto. Io vi auguro una buona giornata. Vi abbraccio forte forte. Ah, vi faccio vedere, se non vi ho fatto vedere, vi faccio ricordare come. E ci vediamo. Ci vediamo lunedì. Ah, sorry, c'era una piccola cosina che vi volevo dare, ma scherzetto di pesce d'aprile posticipato. Non ve la do perché credo che questa attività sia già più che sufficiente. Quindi vi abbraccio, vi mando un bacio grandissimo, buon fine settimana e ci sentiamo lunedì. Ciao bimbi belli!